Raga, è successo di nuovo. Qua c'è un casino allucinante, ma è successo di nuovo. Mi sono tagliati i capelli e questo è il risultato. Eccolo, eccolo. Devo assolutamente farvi vedere una cosa. Ormai lo sapete, vi tengo aggiornati su ogni spostamento che effettuo qua nella mia cameretta. Allora, qua abbiamo spostato il letto. So che dalla telecamera può sembrare strano perché dite, ma non sbatti la testa. In realtà no, dalla telecamera sembra molto basso, ma in realtà non è poi così basso. Ci dormo tranquillamente. Di qua ho spostato la TV. Guardate qua che roba. C'è la mia postazione, casse, PlayStation, TV. Seggiola. Io mi siedo qua tutte le sere alle 21 perché faccio le dirette su Twitch. Ovviamente vi lascio sempre il link in descrizione in primo commento. Seguitemi perché ogni giorno alle 21 sono lì e io aspetto voi, aspetto la vostra compagnia. E questa quindi è la mia nuova postazione. Incredibile, ma vero. Io mi metto qua la sera alle 21 e inizio a fare dirette a manetta tutti i giorni. Tutti i giorni. Devo ancora trovare una sistemazione ideale per il mio riccio pipito. Devo prendere un mobiletto che metterò lì. E così ci metterò il mio riccetto. E niente, questo è quanto. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi è un giorno assurdo, perché ieri ho fatto un acquisto incredibile, finalmente. Prima di farvi vedere l'acquisto, mi bevo un po' del mio Starbucks fatto in casa. Ho messo del ghiaccio, del caffè e del latte. Eccola, stavolta non ho sbagliato e ho comprato la macchinetta per i capelli. C'è scritto taglia capelli, stavolta è quella giusta. L'ho messa qui sotto carica. Tac. Siamo pronti, siamo di nuovo qui per dare una spuntata a questi capelli che sono terribilmente orribili. A parte il colore che è bellissimo, mi piace un sacco il rosa, anche se sta andando via, eh. Guarda, come stanno tornando bianchi. E purtroppo, come molti sapranno, ho perso una scommessa in una delle mie dirette su Twitch. È finito questo rosa, dovrò tingermeli di blu. Ormai cambio più colori che mutande. Ma non siamo qui a parlare di colori. Oggi tagliamo di nuovo questi capelli. E iniziamo subito, senza tante storie, senza tante perdite di tempo. Andiamo subito a tagliare questo bosco fatato che mi ritrovo in testa. Il rosa non vorrei toccarlo, quindi sfoltirò qua di fianco, qua dietro. Li taglierò un po' sopra. Taglierò il ciuffo? Non lo so, ora vedo. Quindi, classico. Prepariamoci. Stavolta non ho lo specchio portatile, quello che avevo l'altra volta, da mettere per guardarmi dietro. Non c'è nessuno che mi possa aiutare. Quindi sarò io, la mia macchinetta per capelli. Per fortuna qua io ho un mobile che fa da specchio, cioè c'è anche lo specchio. Quindi utilizzerò questo. Ok, ormai posso dire di essere un parrucchiere campione. Togliamo la collana, quindi ci mettiamo tutto quello che ha una boutique di capelli. Anche se oggi dovessi far danni tipo l'altra volta, io posso sempre dire che barbuto è sempre piaciuto. Mi sono appena reso conto che ho messo sotto carica la macchinetta, ma non va, cioè va con la spina, quindi non era sotto carica. Ci siamo. Allora, devo capire come funziona, perché non lo so sinceramente. Devo capire le misure. Oddio. Oh mamma mia. Allora, questo penso vada tolto. Come funziona questa roba? Allora, così si abbassa. Così si alza. Facciamo una prova. Oh cazzo! Oh goddamn! Allora devo capire. Oh mamma mia. Allora sono andato a prendere forbice e coltello perché anche questa volta mi sono dimenticato di acquistare il pettine. Quindi faremo in questo modo. Cazzo, taglia sta roba, eh? Oddio, no, no, no. Mi sto facendo troppo corti. Mi sto facendo cortissimi. Oh! Ragazzi, non riesco a capire la misura, perché qua sembra che sto tagliando a pelle. Non c'è un cazzo di libretto di istruzioni. Ragazzi, non ci posso credere, ho guardato la scatola per cercare le istruzioni, guardate cosa ho trovato, c'è tutto. Forbice, pettine ed ecco i regolatori. Ecco perché stavo rasando a pelle. Avevo dimenticato il regolatore. 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm. Cosa vuol dire? Proviamoli tutti. Qua rimarrò con un buco adesso. Porca troia. Ecco qua. No, come cazzo si montano queste robe? Oh, ecco qua. Allora, proviamo ora. Oh, lo vedi mo? Adesso sta andando bene. Eccolo lì. Però devo fare un po' più corto perché sennò lì rimane un buco assurdo. Raga, ho fatto un casino. Mi sono fatto un buco incredibile. Oh, come vengo via. Ok, tocca all'altro lato. Oh, lo vedi qua come sta venendo bene? Cazzo, di là mi sono rovinato. Cazzo, sono lunghi e sono diventati lunghi dall'ultima volta. Vabbè, dall'altra parte prima o poi cresceranno. Allora, da questa parte, raga, sta venendo. Sta venendo proprio bene.
dall'altra raga mi sono rovinato. Mamma mia, barbuto anche parrucchiere, incredibile. Ma che ci va più dal parrucchiere? Non ci vado più io. Guarda qua che tecnica. Ok, ora proverò a spuntarmele dietro. Non so come devo mettermi per guardarmi. Così forse. Yo, ecco qua. E anche dietro stanno venendo, eh. Allora raga, qua i capelli non stanno venendo malissimo. A parte qua che ho fatto questi due buchi, ma sto aggiustando. Qua devo accorciare un po' qua sopra per farmi la mia sfumatura. Adesso però con la forbicina andrò a tagliare questi qua dietro l'orecchio. Ecco qua. Che qua dietro l'orecchio la macchinetta non ci arriva. Ecco qua. Così. Guarda da sta parte. Così. Allora qua che spettacolo. Che spettacolo. Ok. Ora andiamo a aggiustare qua. Cavolo che scemo però. Se avessi guardato prima, mamma mia, sta roba è bollente. Che raga, già fa caldo. Apro un po'. Oh, aria. Raga, è bollente sta macchinetta. Fa venire un caldo allucinante. Cioè, voi non avete idea. Allora, adesso facciamo qua sopra. Quello barbuto parrucchiere. Senza paura, guardalo. Come lima. Guardalo come taglia. Proprio lui. Ok, adesso da sta parte. Ecco qua, vabbè lì. Oh, una botta d'aria fresca. Ok, siamo pronti. Ecco qua. Guarda che sfumatura, che sfumatura. Ok, ora di nuovo dietro. Mamma mia, raga, che capello che sta venendo. God damn, bro. Ecco qua. Allora, capelli tagliati, questo è un lato, questo è l'altro lato, io. E dietro adesso devo sistemare qua, tutto qua dietro con la lametta. Ci siamo quasi. Mamma mia, che parrucchiere quel barbuto, che parrucchiere. Allora non so se si mette la schiuma da barba, però io la metto perché ho la pelle molto sensibile e non vorrei tagliarmi. Mettiamo bene la telecamera così vedete il misfatto finale. Perché io così non ci vedo. Voi ci vedete? Ci vedete, sì. Attenzione, attenzione. Come stanno venendo bene. Ok, ecco qua. Ci sono quasi. Devo solo asciugare il tutto, ora mi sono sciacquato. Asciugo il tutto, vediamo com'è il risultato. Cazzo raga, guardate le mie calze, come faccio adesso? Raga, mi sento freschissimo. Comunque ora mi piacciono un botto i capelli. Raga, oh, sono una hit. Sono davvero davvero belli, guarda qua. Ok, questo video può terminare qui. Era un video esclusivamente per tagliare i capelli di nuovo da solo. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti. Ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 esce qua un video su YouTube. Ogni giorno alle 21 sono in diretta su Twitch. Ogni giorno escono storie su Instagram. E ogni giorno alle ore 18 esce un TikTok. Quindi ragazzi, seguitemi ovunque. Noi ci vediamo mercoledì con un prossimo video. E se sei nuovo mi raccomando iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto, perché metto il cuoricino a quelli nuovi. Ciao.